Buongiorno a tutti, oggi vediamo insieme la mia collezione di stampi. Passando a quelli più piccolini, andiamo nell'altra scatola. Questo che è sempre quello che abbiamo fatto insieme a tema Natale. Ed ha una carta di Natale, dei gufetti e delle farfalline. E come sempre, se volete vedere gli stampi che ho fatto io, vi lascio sempre qui nel pallino i video in cui abbiamo fatto degli stampi insieme. Poi, queste sono cose di un bambino, quindi carrozzine, cicogne, cuoricini, piedini e cose varie. Abbiamo questo cuore qui, aspettate che vi avvicino, così vedete meglio. Questo è un cuore tutto quanto fatto con questa texture e a me piace molto. Allora, gli stampi che vedete adesso sono degli stampi che io utilizzo e ho utilizzato principalmente per il Fimo, quindi sono minuscoli. Questo è un fiocchettino, ok, vinto a un giveaway. Questo, vabbè, è un Tao, è una croce che ho fatto io per delle richieste che mi hanno fatto per delle medagliette con il Fimo. Poi in queste scatoline ho quelli più piccolini e ve li mostro molto velocemente. Allora, abbiamo una stellina, un ciuccetto per bimbo, un fiocchettino. Questo è un Babbo Natale che con il Fimo, ragazzi, veramente non si può usare. Devo provare a usarlo con la resina. Un biberon. Questo è un Babbo Natale. Oddio, me l'ero dimenticato di questi. E questo è un'ancora. E questo è un fiocco di neve. Mi ero dimenticato anche questo. Ok. Questo invece l'ho fatto io ed è una coccinella. Qua nell'altro contenitore abbiamo tutte le cose dei dolcetti. Quindi abbiamo un pan di stelle. Questi sono i primi che io ho comprato per usarli con il Fimo. Una barretta di cioccolato. In realtà poi me li dimentico che li posso usare anche con la resina. Una base per cupcake. Un ciuffetto di panna, un cornetto, questo è stato il primissimo stampo che ho comprato. Poi abbiamo un altro pan di stelle, un moon cake molto carino. Poi abbiamo un piccolo gelatino molto carino, questo è il cornetto, sono stati i primi che ho comprato. Poi questa è un'altra base per cupcake. Questa è una ciambellina con dentro un cuoricino e questo è una gocciola. Dovrei usarli con la resina, questi non li uso veramente, non so perché. Poi, passando a quelli che ho fatto io per andare in economia, perché lo sapete che sempre... Ah, qua ci sono degli altri, okay. Questi li ho fatti io. Lo sapete che io risparmio sempre. Allora, questa è una base di un macaron che ho fatto sempre io col Fimo. Questi sono dei fiori che ho fatto sempre col Fimo. Poi abbiamo la farfallina tipo stile Toon. Poi abbiamo una stella marina, un cuoricino che fa leggermente schifo, infatti dovrei buttarlo. Questo, se ve lo state chiedendo, l'ho fatto con il silicone e la farina. Questo è un piccolo fiorellino sempre stile Toon. Questo è un girasole. Questa qua è una mini farfallina stile Toon, sempre fatta da me. Ok. Poi questo è un altro fiorellino. Praticamente ho fatto le varie dimensioni. Questo e questo grande. Così faccio la parure. E poi questa farfallina qua, che anche questa fa leggermente schifo. Poi, sempre a che fare con i fiori, questo che ho comprato ma lo stampo difettoso. Questo è un girasole, molto carino, però non mi piace perché sono a punta, io preferisco più arrotondati. Questo che è un fiore di loto, non mi ricordo assolutamente come si chiama. Questo qua che non mette a fuoco, ok. Un fiorellino con una piccola coccinella sopra. Questa rosa, quest'altra rosa, quest'altra rosa, un prato di fiori praticamente.
questo fiorellino, quest'altro fiorellino, ok, quest'altro fiorellino, questi sono tutti i fiori, ragazzi, questo che è un quadrifoglio, e in ultimo questo che è un mini, una mini, credo margherita, sì. Qua ci sono, vabbè, tutti quanti gli stampi, che gli stampini che utilizzo per fare, non sono dei veri e propri stampini, sono tipo tagliapasta. E questi li usavo con il fimo, con la resina non si possono utilizzare. E qua ce n'erano degli altri che mi ero dimenticata. Questo l'ho fatto sempre io, ed è un girasole con una coccinella. Questo è una specie di a unicorno, sì, sempre per una richiesta. Questo è sempre un altro Tao per un'altra richiesta. Poi abbiamo questo cameo qui di questa signora molto carina con la rosellina. In effetti dovrei utilizzare anche questi. E quest'altra rosa gigante. Qua poi ci sono altri stampi, stampi no, diciamo tagliapasta, coppa pasta, non so come si chiamano, e, appunto per il fimo. Così, queste altre formine, queste formine qua, queste cose così random. Guardate che carine questi zacchiotti. Aspettate, grande, più piccolo, più piccolino. Molto carini. Va bene. Anzi, se volete un video specifico su mia, insomma, attrezzatura del fimo, quello che ho racimolato in questi anni con il fimo, anche se ultimamente non sto creando molto, e fatemelo sapere, vi faccio un video a parte. E poi ho ritrovato anche quest'altro stampo. Questo in effetti non ho mai utilizzato con la resina. Ed è un bel cuoricione, sempre che ho ricevuto in un giveaway che ho vinto. L'ho messo a fuoco oggi, vabbè. Ok. Poi passiamo a quelli che ho creato io con la Sealand. Sì. E sono questi qua. Allora, olè. Allora, questo l'avete visto, vabbè, questo non è con la Sealand, è con la col GLS50. È uno stampino piccolino che non riuscirò mai a mettere a fuoco perché è trasparente, con delle farfalline. Poi vi mostro sempre un altro video. E allora, molto velocemente, questo cameo, questi altri qui con la stellina, con la nota musicale, questa cosa che avete visto nell'altro stampo, e questi due fiorellini, questo qui, questo altro, questo che è una semplice base, quest'altro, questo e questo, infine questi altri qui. Allora, la chiave, l'altra chiave, questa luna, questa farfallina, questo che è un ciondolo, quest'altra rosa, quest'altra farfallina che va in coppia con l'altra. Eccola, queste due vanno in coppia così. Questo che è rovinato, quindi non ci siamo proprio. Quest'altro che è anche questo rovinato. Quest'altro che è il fiocchettino e la rosellina. E infine il Raffel. Infine ho questi stampi qui, che sono quelli per cupcake. Questi, e ne ho tre altri qua. Oddio, cade tutto perché adesso ci ho appoggiato le creazioni in resina, e sono questi qua. Quindi niente, ragazzi, questi sono tutti quanti i miei stampi in silicone, di plastica, come vedete ne ho pochissimi, tipo 2 o 3. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando sostenetemi con un bel like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io vi mando un grosso bacio, ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando, fate bravi, ciao!